So, as it was pointed out by Professor Gambino, the presentation is in Italian to allow more fruitful participation by everybody. Thank you. I'm waiting for the translation. How do you feel about the new private coach of the lessons of Francesco Solo? Extremely afraid. So, anzitutto vorrei esprimere il mio ringraziamento al CONI, al Presidente e ai colleghi che hanno reso possibile questo incontro. Come italiano in Giappone, come dipendente dell'Università di Nagoya, mantengo un legame con l'Italia ed è davvero una grande emozione per me poter parlare qui oggi del diritto sportivo della mia patria di adozione. Lo accennerò anche nelle conclusioni, ma il Giappone guarda con estremo interesse alla giustizia sportiva italiana. Qualche anno fa io e il professor Iacomizzo abbiamo ricevuto un finanziamento apposta per venire in Italia a studiare il sistema di giustizia sportiva. Abbiamo incontrato anche il professor Fumagalli a Milano. E il Giappone guarda l'Italia come un sistema maturo, un sistema strutturato, se vogliamo forse un po' troppo complesso, ma senz'altro un sistema dove la giustizia sportiva ha un ruolo importante. E quindi fa molto piacere l'interesse di questi colleghi. Guardiamo con... siamo in attesa di ricevere i colleghi italiani che saranno coinvolti nel sistema di risoluzione delle controversie sportive olimpico a Tokyo. E quindi questa è davvero un'occasione preziosa. Mi scuso, c'è qualche piccolo errore nelle slide, qualche piccolo errore di stampa. Avevo portato una versione corretta, ma è meglio non toccare la tecnologia finché funziona, per cui lasciamo così. Allora, la giustizia sportiva in Giappone sostanzialmente è affidata a tre tipi di organi. Il più significativo, ed è quello su cui ci soffermeremo di più, è la Japan Sports Arbitration Agency, o JCAA, che è un organo costituito appositamente per la risoluzione delle controversie sportive. L'atleta o la federazione o la squadra professionistica che abbia una controversia può anche accedere, seppur non sempre e non molto facilmente, alla giustizia ordinaria, ai tribunali statali. E poi, ovviamente, ciascuna singola federazione sportiva dispone di un proprio sistema interno di giustizia e di risoluzione delle controversie. Preciso che questa presentazione è stata largamente preparata dal professor Iacomizzo, io in questa fase faccio da braccio secolare del collega, ma poi avremo occasione, nel caso ci siano domande, anche di coinvolgerlo nella discussione. La presentazione sarà dunque strutturata in questo modo, con un'introduzione che sto al momento svolgendo, una descrizione di questa istituzione arbitrale giapponese, alcuni cenni agli altri sistemi, ossia a quelli dei tribunali dello Stato e alle federazioni sportive, e alcune riflessioni che stanno animando la dottrina giapponese e gli esperti di diritto sportivo, soprattutto in prospettiva degli Iure Condendo. Dunque, come dicevo, l'organo più importante, più significativo per quanto riguarda la risoluzione delle controversie sportive in Giappone è appunto la Japan Sports Arbitration Agency. Questa istituzione fornisce quattro tipi di regolamento arbitrale, di cui il più significativo è il primo, il regolamento di arbitrato sportivo. Li vedremo nel dettaglio per sommi capi ciascuno. Il primo è il regolamento di arbitrato sportivo, il secondo è il regolamento di arbitrato sportivo basato su una specifica clausola arbitrale, il terzo è il regolamento di arbitrato sportivo per le federazioni e il quarto è ovviamente l'arbitrato in materia di doping. Il doping ovviamente ha delle regole molto particolari, ma che seguono più che altro degli standard internazionali,
Tra l'altro il professor Iocomizzo la settimana scorsa è stato convocato come arbitro di emergenza in una procedura di arbitrato di doping, quindi questo evento viene proprio, ha anche una tempestività notevole. Il più significativo di questi regolamenti, quello attivato nel maggior numero di casi, è il regolamento di arbitrato sportivo, che ha come sfera di applicazione quello di una domanda proposta da un atleta nei confronti di una federazione sportiva come reclamo contro una decisione assunta dagli organi federali riguardo a una competizione. In particolare, in base a questo ragionamento, è possibile proporre azioni in materia di selezione dei partecipanti a una competizione sportiva qualora l'atleta sia stato escluso o penalizzato per quanto riguarda la partecipazione a competizione, oppure in tema di esclusione dalle competizioni a seguito di comportamento ritenuto indegno per uno sportivo. Se avete seguito l'attualità, alcuni giocatori di pallacanestro giapponese sono stati di recente sanzionati dalla propria federazione per una celebrazione fuori luogo di una vittoria in una competizione, ma non, hanno già annunciato che non intenderanno proporre nessun tipo di azione, che si scusano, si pentano e hanno causato disonore alla federazione, quindi hanno chiesto, hanno accettato l'esclusione dalle competizioni, ma hanno chiesto il privilegio di potersi allenare con i loro colleghi durante il periodo di esclusione, che gli è stato concesso. L'azione è proponibile entro 6 mesi dalla notifica della decisione federale all'atleta e ha una tariffa, diciamo, di attivazione di 50.000 yen, che a cambio di euro sono circa 400 euro. Il tribunale arbitrale è in composizione collegiale di 3 arbitri e segue una procedura che in linea di principio è riservata confidenziale e non ammette soggetti esterni. Ha un termine per l'emissione del dodo di 3 settimane dalla proposizione dell'azione, ma è un termine ordinatorio, in presenza di alcune circostanze può essere esteso. Dall'ultima verifica fatta una 15 giorni fa, quando stavamo preparando questa presentazione, sono stati emessi, ai sensi di questo regolamento, 48 lodi. Ci sono 4 motivi di annullamento e riforma. Il tribunale arbitrale può annullare o riformare una decisione emessa dalla federazione qualora la decisione sia contraria al regolamento di tale federazione, la decisione sia manifestamente irragionevole, la decisione sia stata adottata in violazione delle regole procedurali, ovvero il regolamento stesso della federazione sia in violazione di legge o irragionevole. Il regolamento di arbitrato sportivo basato su una specifica clausola arbitrale, questa è una traduzione un po' letterale del giapponese, vorrebbe avere come sfera d'applicazione 2 tipi di controversie. Le controversie legate alle attività economiche connesse allo sport, ossia contratti di sponsorizzazione sia tra una federazione e uno sponsor, sia tra un atleta e uno sponsor, sia in materia di ripartizione dei diritti televisivi, oppure qualora la controversia riguardi 2 federazioni diverse ed queste 2 federazioni potrebbero decidere di sottoporre il loro caso alla JSAA, ma fino adesso questo regolamento non è mai stato attivato. Il regolamento di arbitrato in materia di doping prevede ovviamente delle regole speciali che voi conoscete sicuramente meglio di me, perché gli standard sul doping sono più o meno quelli internazionali previsti dalla WADA, ed è la JSAA funge come procedura d'appello per una decisione già assunta in primo grado, ed è una procedura che viene definita semipenale, perché ovviamente gli aspetti del DOP, sebbene la JCS non abbia nessuna competenza in materia penale, il tipo di procedura segue un tipo di accertamento che è più simile a quello della giustizia penale. Ecco, la
JCSIA sta proponendo questa campagna per convincere le federazioni sportive a adottare una clausola compromissoria in statuto. E questa clausola compromissoria dovrebbe avere la caratteristica di essere una clausola compromissoria vincolante solo per la federazione. In altre parole, la presenza in statuto della clausola compromissoria non priva l'atleta del diritto di rivolgersi alla giustizia ordinaria. Questo presente in altre fonti legislative del diritto giapponese, ad esempio nella legge sull'arbitrato generale, diciamo, l'arbitrato in materia di consumo è permesso qualora il consumatore lo accetti. Si può mettere una clausola compromissoria in un contratto con un consumatore, ma il consumatore avrà diritto a ricevere dall'arbitro una lezione su che cos'è l'arbitrato, a seguito della quale deciderà se gli piace la procedura arbitrale o se vuole rivolgersi alla giustizia ordinaria. Segue più o meno questo principio la clausola compromissoria in statuto promossa dalla JCIA, e infatti una volta che l'atleta abbia accettato l'arbitrato non può optare per la giustizia ordinaria, ma finché non ha espresso la sua preferenza per la clausola compromissoria è vincolante solo per la federazione. E appunto c'è un'attività di promozione di questo tipo di procedura e circa il 50% delle federazioni sportive giapponesi al momento ha questa clausola. Ora dobbiamo introdurre un dibattito che è lievemente strano per un interprete proveniente dal diritto italiano, ossia la dottrina giapponese per molti anni ha dibattuto sul fatto se sia possibile rivolgersi a un tribunale ordinario per una controversia relativa alla giustizia sportiva. E il professor Dogauchi, che è un'autorità del diritto internazionale privato giapponese, nonché maestro del professor Yokomizu, nonché fondatore della JSIA, sosteneva di no, perché in base alla legge sui tribunali giapponesi, la legge dice che l'utente della giustizia ha diritto a rivolgersi alla corte statale solo nel caso in cui la controversia abbia natura legale, e questa interpretazione era nel senso di dire che la controversia deve trovare il proprio fondamento nelle leggi dello Stato. Quindi il professor Dogauchi, sostenendo che le controversie di natura sportiva trovano per lo più fondamento da questioni regolamentari interne alla federazione, non ricadrebbe in questa definizione della legge generale sulla giustizia ordinaria, e quindi il professor Dogauchi sosteneva che questo non fosse possibile. In base a questa tesi, un atleta che si rivolgesse a un tribunale ordinario giapponese per l'annullamento di una decisione della federazione potrebbe trovare la propria azione dichiarata improcedibile. E se fosse così, comunque, le uniche alternative sarebbero l'arbitrato sportivo, ovvero i sistemi interni alle federazioni qualora siano previsti più gradi di giudizio. Ma è davvero così? Abbiamo un caso in cui il tribunale di Tokyo, il tribunale distrettuale che è l'equivalente del nostro tribunale ordinario, ha dichiarato una controversia improcedibile, irricevibile per in base a questa disposizione invocata dal professor Dogauchi. Era una controversia che riguardava un pilota e la Japan Automobile Federation con riferimento a una penalità inflitta per violazione di norme di gara, e la Corte ha affermato nella propria decisione che controversie relative all'ordine di partenza in una competizione sportiva non sono soggette a controllo giudiziale perché non hanno un effetto diretto sui diritti soggettivi e quindi non sarebbero di natura legale in base a questa interpretazione. Ma questa interpretazione è minoritaria. Ci sono svariati casi di atleti che hanno proposto doglianze contro le decisioni federali davanti ai tribunali. Non sono moltissimi i casi, però non sono
diciamo sono una quindicina di casi circa, in cui atleti si sono rivolti ai tribunali dello Stato per vedere annullate decisioni prese dalle federazioni. E la decisione forse più esplicita riguarda sempre una decisione sempre del Tribunale di Tokyo nel 2014, che riguardava l'espulsione dalla Japan Taekwondo Federation Association di un atleta. L'atleta fece ricorso per chiedere alla Corte una verifica sulla corretta applicazione delle regole federali, e il ricorso fu accettato dal Tribunale di Tokyo. In questa decisione è molto esplicito nel dire che non esiste una preclusione assoluta della giustizia ordinaria di occuparsi delle controversie di natura sportiva, ma che qualora i diritti soggettivi dell'atleta siano violati, la Corte ordinaria può legittimamente occuparsi della questione. Quindi sembra che la tesi del professor Dubeu, sicuramente brillantissima e padrino del diritto privato internazionale in Giappone, fosse un po' promozionale forse in questa iniziativa di proporre l'arbitrato sportivo come strumento principe di risoluzione delle controversie. Da questo punto di vista, però, la dottrina giapponese in generale è abbastanza critica dell'atteggiamento assunto dai tribunali nell'assenza di un quadro normativo che sia chiaro al 100%, perché da un lato la casistica è limitata, gli atleti giapponesi tendono a docilmente accettare le decisioni federali, e dall'altro mancano dei criteri nitidi, per cui con un'analisi diciamo qualitativa delle decisioni sembra che nella prassi l'azione proposta da un atleta abbia buone possibilità di essere accolta qualora abbia un impatto significativo sulla capacità reddituale dell'atleta, oppure nel caso in cui si tratti di sport molto popolari, ad esempio il baseball, che è tuttora lo sport più popolare in Giappone, anche se il calcio sta acquisendo una enorme popolarità. Casi riguardanti il baseball sono abbastanza frequenti, ma perché c'è una sorta di interesse generale a questo tipo di controversie, e quindi le corti statali sono più inclini a intervenire. Ma come vi renderete conto, non è un criterio molto scientifico e quindi è contestato dalla dottrina giapponese. Per quanto riguarda la giustizia interna delle federazioni, la situazione attuale in Giappone vede che solo alcune federazioni dispongono dei propri organi interni per la risoluzione delle controversie. Solo alcune tra queste, quindi una esigua minoranza, dispone di un sistema strutturato e sofisticato. Qui i colleghi italiani probabilmente avranno delle reminiscenze: l'associazione calcistica giapponese è quella col sistema delle controversie più strutturato, a cui le altre associazioni povere guardano con ammirazione, perché il problema significativo di stabilire una giustizia interna federale in tutte le associazioni sportive, le federazioni giapponesi, è proprio quello delle risorse. Quindi gli sport che muovono una grande quantità di denaro come il calcio o il baseball hanno possibilità di permettersi di stabilire degli organi permanenti e di elevata qualità. La federazione giapponese del badminton non se lo può permettere, ad esempio. Adesso non vorrei dire una sciocchezza, scopriremo che il badminton ha il migliore sistema di risoluzione delle controversie sportive, ma immaginabile. Dunque, facciamo delle banalissime riflessioni su il dibattito attuale sulla giustizia sportiva in Giappone. Un atleta dunque in teoria ha la scelta davanti a una decisione assunta nei suoi confronti che ritiene ingiusta di rivolgersi o all'arbitrato della GSAA o ai tribunali ordinari. Perché dovrebbe scegliere l'arbitrato sportivo? Dovrebbe sceglierlo perché è poco costoso. Abbiamo visto che, a parte questi 400 euro circa di attivazione della procedura, che sembra una cifra ragionevole, non ci sono ulteriori altri costi.
È rapido, perché 3 settimane per l'emissione di un lodo sono un termine ragionevole. Può rivolgersi a degli arbitri che ovviamente sono persone competenti nella materia della giustizia sportiva, anche se c'è una, come dire, gli esperti di giustizia sportiva giapponesi si lamentano di non essere abbastanza, nel senso che manca una educazione alla giustizia sportiva a livello universitario, ma anche a livello di federazioni sportive, e quindi è difficile creare questo expertise diffuso. Quindi, in base a questa interpretazione prevalente della dottrina giapponese, la giustizia statale ha un ruolo, e ha un ruolo residuale, in sostanza, di garanzia. Quando ci sono questioni relative a diritti umani, era stato proposto anche in altri paesi, quando un atleta viene squalificato a vita e il suo unico mestiere è quello di fare l'atleta, e quindi è privo di una capacità reddituale, può essere configurata come una violazione del diritto umano dell'atleta, sono questioni di questo tipo. Quando si tratta di diritti soggettivi in senso stretto, questioni contrattuali, è tutto più facile, oppure quando appunto ci sono problemi di accesso alla giustizia perché le federazioni interne non hanno i loro organi ed è complicato stabilire, anche trovare arbitri adatti in sport minori, allora la giustizia dello Stato è sempre disponibile a coprire le controversie con i limiti di cui abbiamo parlato poc'anzi. Come vi ho detto, la posizione della dottrina, che però è condivisa dalla JSA, è che la clausola arbitrale è vincolante sempre e soltanto per la federazione, mentre l'atleta ha sempre il diritto ad adire al tribunale ordinario finché non abbia compiuto una scelta esplicita di rivolgersi all'arbitrato, nel qual caso incorre nella preclusione di poter scegliere la giustizia sportiva. Per quanto riguarda gli organi interni, il problema serio, ovviamente gli organi interni alle federazioni presentano molti vantaggi perché sono composti da esperti di diritto sportivo con una specifica conoscenza delle dinamiche di quella federazione, di quello sport, di quelle regole. Il problema è che poche federazioni dispongono di un secondo grado di giudizio relativamente a una decisione assunta a livello federale, e quindi è insufficiente questo qualora la decisione sia percepita come ingiusta. E poi c'è un annoso problema di imparzialità, nel senso che gli organi federali sono chiamati a decidere su una decisione federale assunta dalla federazione contro un atleta, e quindi in Giappone questa cosa viene percepita come a rischio di imparzialità. E quindi tutto punta verso alla JSAA come un ente in crescita, come un ente che probabilmente si troverà a gestire maggiori procedure. La via verso il futuro è quella di cercare di uniformare un sistema di giustizia interna alle federazioni che più o meno sia omogeneo a livello di tutte le federazioni, a livello nazionale, con delle regole chiare e che raccolga una casistica tale da stabilire una certa certezza precedenziale. Nelle more di questo procedimento, nell'attesa che le federazioni trovino le risorse, il consiglio che viene fatto è quello di prevedere una clausola arbitrale in statuto, così che la JSA possa occuparsi di queste cose. La conclusione è che la giustizia sportiva in Giappone è ancora relativamente acerba, e che è il motivo per cui il Giappone guarda con questo interesse ai modelli stranieri e guarda con interesse a questo peculiare modello straniero che è il diritto italiano, che è il motivo per cui siamo qui oggi, è uno dei motivi per cui siamo qui oggi. Il Giappone, nonostante sia un sistema giuridico estremamente evoluto, ha tuttora questa attività di ricerca comparata ogni qualvolta che intende modificare la legislazione, che è veramente ammirevole per un paese avanzato. Manda esperti in tutto il mondo a studiare i migliori sistemi. Quando c'è stata la riforma delle
garanzie immobiliari, quando c'è stata la riforma anche delle obbligazioni adesso in codice civile. Gli esperti giapponesi, che parlano molte lingue straniere da molti anni, non vanno a studiare soltanto gli Stati Uniti o la Germania, vanno in Francia. Sono rimasto colpito che quando c'è stata la riforma della giuria nel processo penale, una delegazione di giudici giapponesi è venuta in Italia a studiare la Corte d'Assise d'Appello. Ho trovato un gesto di grande apertura intellettuale. Allo stato attuale, la JCA è senza dubbio l'organo più importante per la giustizia sportiva in Giappone. Dovrebbe rendere del tutto esplicita questa possibilità di clausole asimmetriche, che nei fatti è così e nella dottrina non è contestata, ma una rassicurazione in tal senso sarebbe ancora meglio. E poi occorrono risorse, non soltanto risorse economiche e finanziarie, che è ovvio per le federazioni, ma occorrono anche risorse intellettuali. Occorre fare formazione, occorre avere un tipo di educazione alla giustizia sportiva e, secondo l'opinione prevalente in Giappone, occorre un certo tipo di controllo esterno sugli organi federali, che non debba essere sempre per forza solo quello giudiziale, che ovviamente rimane come rete di sicurezza, ma un pochino più mirato apposta per la specificità dello sport. Io con questo ho concluso e vi ringrazio molto. Grazie Giorgio Colombo. E ora, I think that Mr. Giacomiso, you prefer to participate to the discussion instead of make a relation? Yes. So, a questo punto, se i colleghi italiani possono aprire nella qualità di discussant il dibattito, in modo che poi il mister Giacomiso possa a questo punto interloquire e vedere poi se Giulio vuole formulare le conclusioni. Ok, let's start. Only two questions from your presentation. First of all, what is the legal nature of the agency? Is a public law entity, is a private organization, who decided to establish the agency? And secondly, after arbitration, there is any kind of potential remedy before ordinary courts? Thank you so much. So, I refer the question to Professor Giacomiso. Professor Giacomiso can entertain questions in English, in French, and in German. Maybe not in German. Or in Japanese, if you feel really brave. Next time. Thank you very much for your question. I'm Giacomiso. The JCA was established on 2003, first as an association with a legal personality. But on 2009, it was transformed to a general corporate foundation. And then finally, in 2013, it was recognized as a public interest incorporated foundation. And I cannot get the second question. So the second question was about after an award is rendered by the JSAA, what kind of remedies are available? For ordinary courts, if any. It was written by if the applicant can resort to CAS after JSAA's decision. Thank you very much.